affinché le cose che si dicono poi si facciano. Salve a tutti, siamo qui per sensibilizzare come associazione Doggy Dog Park l'uso di questo strumento bellissimo che è la bicicletta. Qui abbiamo il mare e ci manca solamente la pista ciclabile. Noi paradossalmente stiamo soltanto chiedendo che l'amministrazione realizzi ciò che lei stessa ha approvato, è una cosa assurda, siamo costretti a venire qui in piazza a fare dei movimenti per chiedere di realizzare questo. E su questo vorrei chiarire, non è soltanto una questione di Ostia, non è Ostia, questo riguarda Roma, perché Ostia, il lungomare di Ostia e il lungomare di Roma, e sono tanti gli abitanti che stanno a Roma, Roma tanto per dire la parte più centrale, perché anche tutt'oggi anche Ostia è sempre Roma. Quindi questa è una battaglia che riguarda tutti. In modo particolare io invito a farsene carico le organizzazioni sportive, di ciclisti, di podisti, sono loro che devono far sentire la loro voce di società organizzate chiedendo anch'essi la realizzazione di ciò che è stato già deciso. Per quanto riguarda questa delibera, fa parte di un pacchetto complessivo che la giunta municipale ha varato partendo dal Covid. Si prevedeva, dato che gli accessi alle spiagge sarebbero stati limitati per questioni di sicurezza che valgono ancora oggi, era previsto di aggiungere anche un'isola pedonale per dare uno sfogo ulteriore ai cittadini che avrebbero avuto difficoltà a entrare nelle spiagge. Benissimo, noi abbiamo aspettato, soltanto è arrivata alla fine di giugno, girava una voce, doveva partire dal 1° di luglio, ma non c'era alcun movimento, né un cartello, né un manifesto, né un silenzio totale. Siamo qui riuniti, come stava dicendo l'amico Paolo, per chiedere la realizzazione, può sembrare assurdo, della delibera approvata dalla Giunta Municipale di Ostia, che prevedeva e deve prevedere anche oggi la realizzazione di un tratto di lungomare riservato a isola pedonale, cioè dire per ciclisti, pedoni, chi corre, passeggia e basta. E ci dedica a questo l'intera carreggiata lungo il mare, quella presso il mare. Purtroppo siamo costretti a scendere così in una manifestazione pubblica per chiedere quello che spetta a noi come cittadini e sicuramente non finirà qua. Io nel momento do un invito a tutti nell'interesse di partecipare e di dare un proprio appoggio, perché non sarà una battaglia facile chiedere all'amministrazione di realizzare ciò che lei stessa ha proposto e deciso. Se viene fatta una pista a fianco alle macchine che vanno 80-90 all'ora come si usa fare nel nostro lungomare, no? Perché abbiamo scoperto che chi compra una motocicletta nuova viene poi approvata qui sul lungomare facendo dei disastri, dei guai e uccidendo delle persone. Quindi questa cosa desta parecchi sospetti e io credo che la nostra sorveglianza, il diritto del cittadino a conoscere i progetti che il municipio porta avanti sia fondamentale. A tal proposito